Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata del videosalone dell'usato Abayotting. Siamo qua pronti per iniziare questa seconda giornata sul canale della vela. Andremo come prima imbarcazione a bordo di un Dufour 3,50 del 2015. Ci collegheremo da Loano fra pochi minuti. Io intanto mi presento, sono Alessandro Valentino e sarò il moderatore per il canale della vela quest'oggi per tutta la giornata. Vorrei ringraziare davvero tutti coloro che hanno partecipato a questo evento e ci stanno vedendo da Zoom e da Facebook. Ringrazio anche gli amici di Facebook, in quanto quest'anno abbiamo un nuovo servizio di diretta live anche sulla nostra pagina Facebook Abayotting. Tra l'altro, sarà possibile vedere questa diretta integralmente in replica proprio sulla pagina Facebook appena finiremo, diciamo, questa diretta. Quindi sarà disponibile da subito, oltre che sul canale YouTube nei prossimi giorni, sul nostro canale YouTube Abayotting. Io direi che a breve ci possiamo collegare con il nostro collega Marco da Loano, che ci aspetta a bordo del Dufour 3,50. Io direi che posso condividere la schermata insieme al nostro inviato e collega Marco Toffanello da Loano. Chiedo a Marco di attivare il suo microfono e la sua camera. Eccoci qua, buongiorno Marco, mi senti? Buongiorno, vi sento benissimo, buongiorno. Buongiorno, come stai? Vedo che c'è uno splendido meteo anche oggi a Loano. Sì, anche oggi il tempo è dalla nostra, è dalla nostra. Bene, mi fa molto piacere. Ti trovo in forma? Come stai? Pronto per questa prima video diretta in apertura di giornata? Assolutamente, adesso appena passa anche l'elicottero magari. No, no. Carichissimi, tutto a posto, tutto pronto. Benissimo. Io Marco, allora ti metterei in evidenza, ti chiederei di girare la videocamera direttamente sull'imbarcazione. Poi racconteremo anche qualcosa di Marco durante la diretta. Eccoci qua. Marco è la nostra persona Eccoci qua. di Loano che troverete tra l'altro a bordo di questa imbarcazione. Io ti ho messo in evidenza per tutti. Sei con lo schermo grande, è tutta tua. Eccola qua. Presento questo Benissimo. Dufour Dufour 350 350 del qua. 2015, giusto? Esattamente, sì, del 2015. Barca molto molto fresca. Assolutamente. È un Adesso vi modello faccio vedere. super super attuale, no Marco? Assolutamente, doppia timoneria, tantissimo spazio in pozzetto, bei passavanti, belli larghi. Qui adesso vi faccio una panoramica. Meraviglia avere Andando il verso qua. finger nel porto sul posto barca è una cosa, beh, a parte comodissima, però effettivamente poi per le nostre dirette, per questo servizio in particolar modo è fenomenale. Assolutamente sì. Ci permette Come di potete essere veramente a vedere, bordo con te, Marco. sì, c'è ancora un po' di umido perché stanotte non ha tirato vento, quindi è calato un po' di umido. Ne approfitto per farvi vedere anche l'albero con questo bellissimo sfondo di cielo azzurro, senza filtri. Esatto, Senza filtri, diciamo, le nostre la barche sono barca. tutte senza filtri. Ci tengo intanto ad anticipare una piccola cosa che poi ridiremo. Tutte le imbarcazioni che vedremo durante il videosalone e che abbiamo sul nostro sito sono tutte gestite con incarichi di vendita in esclusiva. Quindi questo vuol dire che la barca è pubblicata da Abayotti, non ci sono possibilità fondamentalmente di incorrere in misunderstanding con altri broker. Ecco, questa è una cosa credo importante soprattutto per il venditore, ma soprattutto per l'acquirente che sa che la barca è controllata e verificata. Noi, tra l'altro, con Marco, proprio in questo caso, siamo stati a bordo dell'imbarcazione prima di pubblicarla, siamo andati a verificarci le documentazioni, siamo andati a bordo a controllare tutta l'imbarcazione prima di pubblicare. È una prassi che facciamo su tutte le imbarcazioni Abayotting. Un piccolo preambolo, scusa Marco, ti ho rubato la scena per qualche secondo. No, no, tranquillo, erano cose. La barca è dotata di un fiocco autovirante, avvolgibile su avvolgifiocco
crollafiocco della Fachnor a Fettuccia, quindi anche quello di ultima generazione, van grigido. Ottimo. Tutto. Passo avanti in tech, capottina, abbiamo questo... Mi sembra che capottina e bimini siano... Esatto, questo bimini e questa spreiudi siano... I tessuti sono messi bene. Abbiamo okay. Un po' le plastiche appena un po' ingiallite, ma quello è comunque non colpa del proprietario, ma colpa anche della qualità delle plastiche, a volte succede. Certo, sono assolutamente d'accordo con te. Poi veniamo a quello che è, secondo me, uno dei punti forti di questa barca, che rimanendo sotto i 10 metri a fatica si trova, che è questa spiaggetta enorme e questo pozzetto da barca di ventratura ben superiore, volendo vedere. Sì, queste spiaggette, è veramente una barca super super attuale, e queste spiaggette devo dire che allargano il pozzetto proprio, banalmente, no? Assolutamente, dotata di scaletta ripiegabile per scendere in acqua, poi troviamo, salendo a bordo qui subito, troviamo il vano porta zattera, altra cosa comoda perché su un 35 non si sa mai dove metterla, invece Dufour ha creato questo spazio. E tra l'altro in un posto giusto, parte, no Marco? È tu che navighi. Assolutamente, pronta. Dall'altra parte... Della speranza che non sia mai da utilizzare, però comunque è un punto... Questo gavone bagnato, perché è un gavone bagnato essendo aperto, però che permette lo stivaggio di tutte le cose da bagnate. Mare, da spiaggia, attive. Esattamente. Quindi, molto capiente. Pinne, maschere, tutto quello che tra l'altro si può utilizzare magari facendo il bagno, no? D'estate è comodo averlo lì. A portata sì. Di mare, così ci evita il mentre sei lì mi vai a prendere sotto quello invece è già tutto lì, esatto. Non si può fare sto gioco già che sei lì. La spiaggetta ha un meccanismo parancata manuale, che per me è un'ottima cosa, perché ciò che non c'è di elettrico non si può rompere, per come la vedo io. Qui abbiamo questa è la prima legge dell'ingegneria, Marco. Qui abbiamo il vano della bombola, comodissimo, esterno, comodo da raggiungere per aprirla e chiudere, sul lato di sinistra. Poi ottimo. Va bene, appunto, doppia timoneria, strumento facciamo tridata, bene. Ripetitore, una bussola, perché ne ha due, una per lato. Vedo qualche segnetto andiamo. Sulle ruote. Ecco, sì, magari questo potrebbe essere un lavoro da... È una barca vissuta. È una barca vissuta. Qui abbiamo la postazione, diciamola, di comando, perché abbiamo il comando del motore, l'invertitore, contagiri, contaore, display del motore. Poi abbiamo il pilota automatico e il charplotter, già piccolino ma di ultima generazione, perché è touch. Perfetto. E anche in una posizione abbastanza furba, senza avere una console che ti andrebbe a ingombrare veramente forse troppo spazio su, sì, 30, qui, su 35. Qui l'armatore ha scelto, normalmente lo montano qui in centro tavolino, qua, e invece ha scelto di metterlo lì lateralmente. Cosa sì, ritengo abbastanza furba, perché appunto usandola soprattutto in estate sono ginocchiate gente che si siede o si appoggia al charplotter. Io e sono, poi dalla sono a, di d'accordissimo con te per questo secondo motivo, per questo primo motivo soprattutto. A parte il riverbero del sole, che è sempre fastidioso su quella posizione in mezzo al pozzetto, non lo si vede mai. Invece lì stai seduto, esatto. In timoneria ti riesce anche a vedere... un po' la situazione GPS, se ne hai bisogno, o quando stai manovrando, esatto. Banalmente entri in porto, è utile, esatto, soprattutto nei porti che non conosci, vedere come muoverti. Esatto, poi abbiamo due casse in pozzetto, una è qui per l'impianto stereo e l'altra è da questa parte, spostata leggermente perché gli hanno messo la maniglia porta winch. Poi andiamo a questo tavolo, sempre entrando in pozzetto, le panche sono rivestite in tech, è ancora in perfette condizioni, come potete vedere, anche dai commenti e tutto. Ottimo, anche i commenti sono perfetti. Andiamo... Sì, 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 assolutamente, anche dall'altra parte, assolutamente, questo è perfetto. Qui abbiamo il gavone a poppa. Ah, con la seconda capacità. Bombola? Sì, qui c'è una seconda bombola. E poi, come potete vedere, quella è una cassetta della frutta molto grande. classica soluzione, no? Esatto, per tenere in ordine, quindi è grandissimo, con un pistone idraulico per tenerlo aperto, quindi evitiamo cordine, cimette varie che e poi tutto. Vanno a danneggiare anche le draglie, tra l'altro. Esatto. Il tavolo è dotato di due contenitori
enormi anche questi, sempre perché la vocazione di questa barca è la crociera e quindi per avere tutto a portata di mano. Due portabicchieri e qui abbiamo il portalampada per mettere la lampadina centrale. Vi faccio vedere anche il tavolino una volta aperto, la dimensione del tavolino. È bello, un bel tavolo. Assolutamente. Adesso ne apro solo una parte perché così riesco a passare di là. Comodità, assolutamente. Esatto. Abbiamo quattro winch della Newmar, tutti con Surf Tail. E poi se volete facciamo un giro a prua. Così la grazie Marco. Un meno pure a prua. Un'altra cosa molto bella di questa barca, pur rimanendo un 35, sono questi passavanti che sono veramente larghissimi. Troviamo le lande fuori in murata, quindi anche il passaggio, come potete vedere, non è assolutamente difficoltoso avanti e indietro. La falchetta è tutta in tech e in ottime condizioni. Beh, mi sembra che il passaggio sia veramente, veramente largo e comodo, considerando che hai anche fotocamera e tutto quanto in mano. Non ho visto un minimo traballio, per cui vuol dire che sei passato senza aggrapparti a nessuna parte. Assolutamente. Abbiamo un'ancora a tre foil da 15 kg, qui c'è un gavone dell'ancora molto capiente. Ecco qua, adesso mi allontano così si vede meglio. Quindi accessibile. Assolutamente, salpa ancora elettrico della Newmar, catena con anche il tessile. Perfetto. Adesso vi faccio vedere un controcampo da prua, così vi giro e avrete anche più un'idea di come si presenta la barca. Più indietro di così non posso andare perché ho l'acqua. No, non finirmi l'acqua. Abbiamo già due osterigi passo d'uomo principali, sono flash hatch, quindi completamente privi di sporgenze al filo, perciò è comodo anche spostando un attimino anche la scotta del fiocco potersi sdraiare qui, idem per le finestrature qua superiori. Ottimo. Diciamo che di spazio... Ecco, questa barca, questo modello, ma come tanti Dufour moderni, hanno tantissime finestrature. Lo vedremo poi dentro questo. Assolutamente. Questo sì. Sia dal pozzetto, se non ricordo male, ci sono due belle finestrature verticali che danno sempre verso quelle cabine, che questa finestratura aggiuntiva davanti all'albero porta veramente tanta, tanta luce poi dentro. Assolutamente sì. Ce lo mostrerai tra come poco. Vedete anche la passaggio a poppa, che abbiamo il supporto, tanto che ci passo il supporto per il fuoribordo. Passaggio a poppa è comodissimo perché vedete che non faccio nessuna fatica anche col pendalino armato. A muoverti, ottimo. Eccole qua le finestrature di cui parlavo. Esatto, queste sono le finestrature di poppa, più i due osterigi. Apribili. Apribili, assolutamente, di ben generose dimensioni. Abbiamo anche un'altra porta. Un'altra porta maniglia winch e un altro finestrotto. Poi la tagliola in due parti, perché c'è questa parte che si ferma con uno scrocco e poi abbiamo la sua tagliola, che adesso io per comodità ho appoggiato lì. Perfetto, così hai solo un pezzo da gestire in giro per la barca, invece che due. Se non avete, qui abbiamo gli stop, le batterie degli stopper, sono due batterie. Colgo l'occasione, mentre fai vedere, di raccontare un pochettino qual è l'armo velico di questa imbarcazione. Se vuoi farlo tu, abbiamo una randa e fiocco, giusto? Abbiamo randa e fiocco, randa steccata e fiocco autovirante della Elstrom. Tutto in Dacron, quindi tutto configurazione croceristica, assolutamente croceristica. Configurazione croceristica, assolutamente di una facilità di utilizzo incredibile data dall'autovirante. Una persona da sola, anche se ha bambini o qualcosa a bordo, può portare e gestire la barca da solo senza il minimo problema. Questo è un bel altra class, cosa però... particolare. Sì, assolutamente. Altra cosa particolare di questa imbarcazione, abbiamo la struttura del spray hood, che al posto di essere in acciaio è in alluminio, quindi è leggerissima. Quindi anche se uno la volesse rimuovere tutto e trasportare per toglierla, è leggerissima. È una cosa particolare. Furba questa cosa. Tutti che normalmente è in acciaio. Adesso vi faccio vedere. E quanto pesa, ci ricordiamo, tra l'altro. Sì, esatto. Un'inquadratura qui. Dal tambuccio
Ottimo. Com'è ancora il Beh, è bello, pozzetto? bello grande il pozzetto, eh. Siamo su un 35 Assolutamente. piedi, è un pozzetto veramente grande. Sì. Qua ci sono i leveraggi per chiudere il tavolo, Vedo che anche che le sono gambe sono delle carabinieri. gambe solide. Assolutamente sì. Abbiamo il tavolo a scorrimento. E niente, se qualcuno ha domande sull'esterno, qua abbiamo anche gli osterigi, altri due osterigi per le Dite, gabine a di qualcosa abbiamo già tubo. risposto, Marco. Ho cercato di rispondere già alle prime domande mentre giravamo. Ah, ok. Abbiamo già risposto per quanto riguarda Se l'armo volete io velico. scenderei. Io direi che possiamo scendere dentro. Mentre scendi, ti chiederei una bella inquadratura della dinette mentre siamo sulla discesa, Eccola così qua. se ci fermiamo un Facciamo attimino. così. Eccola qua. Questo è quello che si Perfetto. vede scendendo. Benissimo. Legni molto caldi, molto bello. Sì, colore molto caldo, pagliolo in perfette condizioni, gradini molto ampi, E ottimi tieniti nonostante dentro non siano il per rover sbiancato che piace tanto oggi, c'è tanta luce, c'è tanta, tanta luce. scendere. C'è tanta luce a questo gioco che a me piace molto, che è bianco, marrone ripetuto, che crea luce e dà comunque movimento, ma Molto, una bella molto linea, bello, sì. devo dire una bella. Anche lì, come potete vedere, c'è un tavolo che fa anche da portaoggetti ed è veramente, una volta aperto, veramente, veramente comodo. Ottimo. Ok, procediamo all'interno. Possiamo scendere, sì. Eccoci qua. Per parlare della luminosità, qua si vede bene le finestrature. Ah, gente, che meraviglia. Assolutamente. Io ho acceso le luci per far vedere che le lampadine sono tutte funzionanti, ma posso garantire che sono completamente inutili, come potete vedere, perché la Di barca è giorno di ieri, sì. veramente assolutamente, veramente luminosa. Poi gli oscuranti sono tutti dotati di zanzariera oscurante e zanzariera. Ottimo, questa è Scusate, una ma sto bella. usando la mano sinistra che non è la mia mano, sono le tiri a pari. Si muovono male. Quindi c'è anche cose. Poi andiamo a vedere. Qua abbiamo il divanetto. Piano da carteggio. Anche lui contenitore dove mettere, stipare documenti. In questo caso c'è anche una maniglia del winch. E qui abbiamo il quadro Elettrico. completo di strumenti. VHF, Ta-da. stereo. E il quadro completo strumenti, qui abbiamo un monostrumento che fa sia da capacità serbatoio che da batterie, quindi possiamo vedere la tensione delle batterie servizi, scusate, motore e la batteria, la tensione delle batterie servizi, e alla stessa stregua qui abbiamo un serbatoio solo dell'acqua, abbiamo 220 litri d'acqua, eccolo qua, e abbiamo tutto. Questa versione di barca ha anche il tavolo, questo piano da carteggio scorrevole può scendere, smettendo la sua cuscineria andiamo a ottenere un letto unico. Ah, Questo perfetto. attuale Ah, è ecco qua le guide. lungo, sì, è un Quindi particolare. abbiamo due posti letto in più in dinette. Assolutamente, non solo due posti letto in più, perché altra furbata di questa barca, proprio perché è una barca da crociera, abbiamo questi supporti Ah, che che si meraviglia. aprono, adesso non sto aprirli tutti per questioni di comodità, ma Certo. si aprono tutti e quattro, e questa seduta Si si raddoppia. Certo. trasforma. Allora, aprendola in un modo, è gavone servizio, come vedete ci sono all'interno borsa del pronto soccorso, salvagenti, sappiamo le dimensioni di questi. Qui abbiamo il boiler. Okay, quindi comodissimo per vedere anche la gestione del boiler senza andarlo a Ottimo. cercare. Questa parte, Si datemi un ribalta. attimo perché con una mano sola, No, ma comunque l'abbiamo capito, Marco, non c'è. si ribalta completamente e sfruttando lo schienale diventa letto da una piazza e mezza. Qui dietro abbiamo altri gavoni di stivaggio. Questa Marco, mi barca è hai già veramente risposto piena. al volo live a una domanda del tavolo da carteggio che ci chiedeva un ascoltatore se il tavolino scende. Sì, il tavolino in questa versione scende e con la sua cuscineria aggiuntiva Assolutamente. si va quindi, immagino, quindi a diventare, a trasformarsi in un letto aggiuntivo. Esatto, poi abbiamo le casse dello stereo 2 anche qui sotto, quindi Quindi, Marco, gestibili ci sono con effettivamente 9 posti letto, corretto?
Assolutamente sì, perché ne abbiamo tre cabine matrimoniali, qui se ne creano altri tre e andiamo in totale a 9 posti letto. Grande La cenata agli barca può amici. portare 10 persone, quindi direi che abbondantemente comodo. Stipetti molto grandi, molto comodi. È tutta stipetti, quindi stipetti li vedete dappertutto. Poi vi farei vedere la cucina. Grazie. Cucina monolavello. Mi tiro indietro un attimo. Monolavello. Abbiamo un frigo a pozzo con un'apertura di generosissime dimensioni. E anche il frigo di generose dimensioni. Sì, ma tante volte il frigo è molto profondo ma si apre poco. Qui devo dire che invece l'apertura è molto grande e permette di agevolmente di arrivare al fondo. Anche qua con la molletta di ritenuta gas, quindi molto comodo. Assolutamente. Qui abbiamo un altro vano porta oggetti, comodissimo Perfetto. Per mettere L'olio, bottiglie. All'interno, come vedete il proprietario lo utilizza per mettere le cose da cucina più ingombranti. Poi abbiamo altri due portaoggetti ancora qua dietro, con due vaschette comodissime, togli, metti. E poi abbiamo il forno con questa paratia che va, aspettate che ci di allontanarmi, va scomparsa, quindi non c'è neanche il problema. Dove la metto? Dove la metto? Che se ti appoggi sotto, poi vola, cucina. Ti rovina i pelli. Esatto. Cucina Furba. A due fuochi. Cucina a due fuochi con forno. Eccolo qua. Come vedete anche lo stato della cucina è utilizzato, ma come vedete l'acciaio comunque sembra in buone condizioni. Va bene. Esatto. Poi entrerei sempre sul lato di sinistra alla prima cabina di poppa. Qua troviamo gli staccabatterie, batterie servizi e batteria motore. Questa barca ha una batteria motore e due batterie servizi. Come vedete è tutta luce. Abbiamo anche qui lo scurante, anzi, apriamo questo, aumentiamo ancora Guarda, di più la luce. Hai appena nuovamente anticipato una domanda, ma come si fa a oscurare la cabina? Esattamente, ci sono tutti gli oscuranti su ciascuna finestratura. Sì, tutte le finestrature hanno gli oscuranti, anche queste qui che sono quelle che portano maggior luce, oscuranti a scomparsa e sopra anche con zanzariera. Oscurante e zanzariera. Perfetto. Assolutamente, essendo una barca da crociera è molto curata in questi dettagli. Poi abbiamo un armadio molto capiente, come vedete qua abbiamo messo i cuscini, qui per appendere le giacche. E abbiamo un altri gamoncini anche qua sotto. Poi qui abbiamo anche dell'accesso a parte dei locali tecnici, se qualcuno è interessato comunque lo faccio vedere. Qua aprendo qui abbiamo il caricabatterie. Ottimo. Qui, comodo da vedere in che stato è, se funziona. Esatto. Senza andarlo poi a cercare batterie in giro per dietro, solitamente in posizioni sempre scomode, dietro gli armadietti dove devi spostare tutti i vestiti. Sì, no, hanno messo, hanno tenuto la parte tecnica tutta da questa parte. Poi andando qui sotto il letto abbiamo il serbatoio, vedete, in materiale plastico dell'acqua, e qui abbiamo la batteria motore, comodissima, e abbiamo anche un altro vano che può essere Perfetto. Utilizzato come portaoggetti. Le batterie servizi invece si trovano qui sotto, quindi okay. Posizione centrale arretrata, sono qua sotto, sono in fila lì sotto, e levando il materasso è tutto comodissimo, anche quelle da ispezionare e da togliere, bisogna solo sollevare il materasso. Vabbè, quella non è una cosa che fai tutti i giorni comunque. Esatto. Vi faccio vedere anche cabina okay. Che è circolare. Dica. Intanto cominciamo a rispondere anche un'altra domanda. Certo. Ci chiedono come è motorizzata la barca, visto che abbiamo visto la sagoma della sala macchine. Allora, la 30 cavalli. Faccio vedere immediatamente. Ah, meraviglia. È un D1.30, quindi un Volvo Penta, 29 cavalli reali. Come vedete, la barca è sempre manutenzionata. Anche qui alla pompa dell'acqua che vengono fatte le revisioni, non abbiamo fiorescenze, scusate. È tutto. Calcolate la luminosità che c'è dentro questa barca, perché io non ho lampadine accese, quindi si riesce a vedere nel vano motore grazie alle finestrature. Come vedete non ci sono segni anche nel gelcoat di perdite olio e tutto, che normalmente se ci sono, comunque anche una volta pulite rimane macchiato di giallo, invece qui siamo veramente a posto.
poi un altro plus, che visto che sono qui vi faccio vedere una cosa che ha Dufour, che monta sui modelli anche più grandi. Abbiamo la cantinetta predisposta. Questa mi piace un sacco, Marco. La sai che sono esatto, di buona forchetta e di assolutamente. Questo è un plus carino, è una cosa carinissima che fa Dufour su tutti i modelli. Con la molla per tenerlo aperto, quindi altra cosa comoda perché sono incernierati e il pagliolo non se ne va di qua di là. E poi abbiamo comunque paglioli porta oggetti sempre a vasche separate per poter mettere. Sì, è veramente la barca è veramente... Questa è un'altra cosa che mi piace moltissimo di Dufour, questo raccogli briciole. Effettivamente c'è sempre un po' il problema di avere, quando si va a dare una pulizia ai paglioli, di dove e di come raccogliere. Effettivamente qua si porta tutto quanto in quella posizione, dunque si rimuove semplicemente quella cassettina e si va a buttare via, quindi veramente molto molto comodo. Esatto. Poi il tavolo, anche lui ha questi, è completamente fino in tutta profondità, vano portaoggetti, e ha questo che scorre comodissimo da una parte all'altra. Molto, molto carino questo. Sì, perché non avendo lo spazio per le cassettiere nell'angolo cucina, hanno ricavato questo spazio. Anche qui il tavolo è decisamente enorme una volta aperto. E secondo me in otto ci si sta comodi. Poi, visto che D'accordo. rimaniamo qui, andiamo a vedere quella che è la toilette, che sulla murata si trova a dritta. Questa è la porta. Ricordiamo che siamo su un 35 piedi, quindi abbiamo lavandino con la sua specchiera, WC manuale, dotato di Perfetto. cassa di acque nere che si trova Immagini qua dietro. dentro. Sì. Esattamente, qui Ok, abbiamo un ottimo. cassone d'acqua nere di generose Perfetto. dimensioni, quindi una buona capacità. 65 litri, vedo. Sì, esatto. Qui abbiamo un portaoggetti, anche qua dietro la specchiera. Ah, un'altra cosa comoda di questa barca che vi faccio vedere al volo prima di andare a vedere la parte armatoriale è che nella cabina di sinistra era portaoggetti, qui nella cabina di dritta invece abbiamo le prese a mare, che sono sempre difficili da raggiungere, invece qua, come potete vedere, In una posizione sono di una molto molto facilità comoda. incredibile da raggiungere. Sono state sostituite e sono nuove, in perfetto stato. Anche i Ottimo. passascafi proprio. Andiamo pure a vedere l'armatoriale, poi così ci mettiamo Assolutamente. un momento comodi perché è una Eccoci bella. qua, armatoriale Dufour, doppia porta, massima luminosità e cambio d'aria. Poi troviamo Due due bei armadi armadioni. enormi, come potete vedere, guardate il mio braccio, arrivo con Eccepicchia. ben il gomito dentro, sono profondissimi, quindi una capacità di stivaggio enorme. Tutto portaoggetti qua sopra. Perfetto. Qui abbiamo il vano dove si controlla quindi, il salpancore. Salpancora. Assolutamente. Qua troviamo l'altro armadio che è identico, praticamente speculare. Perfetto. E poi abbiamo anche sotto il letto, è Altro tutto gavone. spazio. Bellissimo. Completamente. Guardate quanti salvagenti ci sono, ma va veramente fino a fondo scafo. E anche la parte sotto. Questo è tutto. Aspettate un attimo. E adesso eccoci qua. Qua è tutto gavone. Qui ci sono due cuscinerie, ma come vedete, Accipicchia, sì. lo spazio di stivaggio in questa barca non è un Non problema. manca, non manca. Sempre Assolutamente. un tema, quello. Sì, vi faccio un Lo sai meglio di me. controcampo da qui con mezza porta chiusa. E se invece la vado ad aprire completamente, ecco che Bellissimo. siamo in un open space. Meraviglioso. Guardate i miei piedi, ma Un bel ricambio io d'aria vuol dire ci sono tanti. assolutamente qui c'è il suo Aria, sterillo luce. dedicato. Questa è Bellissimo. tutta luce naturale, a parte le lampadine, poi le lampadine hanno tutto l'interruttore Perfetto. sopra, è tutto.
Se c'è altro che volete Ottimo, vedere, Marco. se no. Ma io direi che abbiamo Ah, visto sì, abbastanza. abbiamo anche la pompa d'acqua salata. Ah, ci picca. Allora, questa qui andava Assolutamente, fatta col vedere. comando, A pedale. assolutamente, col comando a pedale In una che posizione funziona furba che non ti automaticamente. taglia i piedi. Esatto, e vuol dire tanto risparmio d'acqua. Qui c'è la seconda Vaschetta. vaschetta, assolutamente. E altra cosa per cui può interessare a livello tecnico, abbiamo il compressore del frigorifero qua, che smontando un semplice pannello di legno è accessibilissimo. Accessibile molto. Vano per mettere e stivare altre cose anche sotto la cucina, come vedete c'è tutto ciò che serve per lavare la vasca. Molto bene. Ed è accessibile anche da questo lato con... Un suo. Dove metto la Con un suo. papiniera? Eccola qua. Perfetto. Abbiamo C'è tutto, Marco. intestino estraibile, C'è tutto. comodissimo. C'è tutto. Assolutamente. Se non ci sono altre domande, come volete. Marco, ti chiederei di metterti seduto comodo in pozzetto, fuori dove, o qua in diretta, come preferisci, dove sei più comodo? Guarda, sto qua in diretta che almeno non ho il sole diretto negli occhi e Perfetto. riesco Ti chiedo di a girare la vedere la videocamera verso di te. bene. Eccomi qua. Perfetto. A questo punto ci mettiamo in vista entrambi. Eccoci qua, benissimo. Eccoci qua. Io direi che possiamo far intervenire un momento il proprietario dell'imbarcazione, così gli facciamo un saluto. Ha avuto il piacere, la cortesia di partecipare all'evento. Io gli consentirei quindi di attivare il microfono. Ci sa da schiacciare. Perfetto, ci sente? Sì, perfettamente. Buongiorno, buongiorno a Buongiorno, tutti. Sì, buongiorno Mario, come stai? Tutto bene? grazie. Tolgo l'occasione per ringraziare sia Marco sia te per la bellissima visita. Non nascondo che mi è venuta la lacrimuccia, quasi quasi me la tengo. Arrivederla così. Guarda, No, ti scherzo, scherzo. sono sincero, più di una volta abbiamo ricevuto questo commento, nel senso che alla a fine mi ha detto, ma sai, quasi 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 me la ricompro. Forse ci è piaciuta talmente tanto che me la ricompro. Grazie, grazie a te invece per la disponibilità, grazie per la cura dell'imbarcazione. È una barca che abbiamo visto recente, ma si vede che è stata curata, che è stata curata, che è stata amata l'imbarcazione. Vorrei ricordare, unico proprietario, giusto? Sì, certo. Per cui mi faceva piacere anche ricordare questa cosa. Questa è una cosa secondo me importantissima, soprattutto per chi acquista, perché abbiamo una storia sicura della barca. Abbiamo una storia sicura della barca con tante informazioni su tutte quelle che sono state fatte le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'imbarcazione. Mario, ci siamo dimenticati qualcosa? C'è qualcosa che ti piacerebbe No, sottolineare? Qualche cosa in particolare che ti. io volevo sottolineare solo una cosa, la randa alla tedesca, perché secondo me uno dei plus di quella barca è che veramente è fatta per poter andare da solo. Io ogni volta che l'ho presa mi permetteva di mollare gli ormeggi da solo, la gente ancora a bordo, gli amici, la fidanzata ancora a bordo che dormivano, io già mollavo gli ormeggi, Eri già potevo pronta a navigare partire. da solo. Sì, perché si comanda tutto benissimo dalla timoneria, fiocco autovirante, la randa alla tedesca che la comandi dai winch che sono vicino al timone. Una comodissima gestione, Sì, quindi. comodissima gestione anche da solo. Ottimo, ottimo. È quello che ti ha fatto innamorare della barca, quindi. Sì. È davvero bellissimi ricordi. Bene, bene. Bellissime ragazze. Mi fa piacere. Io la saluterei. Se vuole aggiungere ancora qualcosa, se no la saluterei. La ringrazio davvero per la partecipazione Grazie e a davvero voi. per No, siete come. bravissimi nella presentazione della barca. Niente da aggiungere. Grazie, grazie mille. Allora, i complimenti vanno a Grazie. Marco. Grazie Grazie, grazie. mille ancora, Mario. Speriamo di sentirci Bene, presto con buone notizie. vi Ciao, saluto, grazie mille, grazie. buona domenica, buon lavoro. Grazie mille anche a te.
Ottimo, Marco, siamo tornati io e te. Direi che possiamo andare in chiusura. Credo che abbiamo raccontato tutto quello che c'è da raccontare di questa imbarcazione. Mi chiedono ancora un'informazione sulle ore motore. Le ore motore sono 2140, giusto, Marco? Esatto, sì. Le abbiamo verificate proprio questa settimana. Considerate che l'imbarcazione, come dicevamo, è un'imbarcazione in esclusiva, gestita con un incarico di esclusiva a By Yachting. Dobbiamo ancora uscire addirittura con questa imbarcazione sul nostro sito, quindi è una super anteprima. Il prezzo dell'imbarcazione è di 92.000 euro. Quindi questo è il prezzo di questa imbarcazione. La vedrete nei prossimi giorni sul nostro sito By Yachting. È veramente una barca che ci è arrivata in questi giorni. Marco l'ha preparata al meglio per il salone e sarà pubblicata nei prossimi giorni. Troverete tra l'altro questa diretta, questo video sulla nostra pagina Facebook disponibile integralmente, oltre che sul nostro canale YouTube nei prossimi giorni. Nel caso voleste organizzare una visita, ci potete contattare presso il nostro ufficio centrale, la nostra sede di Torino di By Yachting. Troverete a bordo Marco. Vorrei spendere ancora due parole per Marco, che è il nostro uomo di Loano, responsabile dell'ufficio insieme ad Evandro del nostro ufficio di Loano, è sempre presente a Loano dove abita e quindi lo potrete trovare tutti i giorni in ufficio. Sarà la persona che vi accompagnerà anche a bordo dell'imbarcazione che conosce, che come avete visto conosce molto bene. È un grandissimo professionista e siamo molto contenti di averlo nel nostro team. Grazie. Marco, io ti ringrazio, direi che ti saluto. So che ti devi preparare poi per un'altra visita di oggi. Ci vediamo più tardi, sempre qua sul canale della Vela. Ti ringrazio e ti saluto più tardi. Grazie, buon proseguimento anche a te. Ciao, ciao. Grazie Marco. Noi andiamo invece intanto in chiusura. Allora, intanto, ok, rimaniamo in chiusura, eccoci qua. Grazie intanto a tutti per la partecipazione. Se qualcuno fosse interessato all'imbarcazione, potrà contattarci direttamente sul nostro tramite la nostra email info@abayotin.com. Se fosse fortemente interessati, sarà possibile ovviamente anche bloccare l'imbarcazione immediatamente dopo questa video diretta e video presentazione dell'imbarcazione che è appena appunto arrivata sul mercato. Il deposito per effettuare l'offerta del 10% del prezzo di vendita. E io a questo punto non mi rimane altro che salutarvi. Vi ricordo che la prossima video visita al Salone dell'Usata By Yachting è una Yacht 340 che ad Aregai, quindi nuovamente ci collegheremo in Liguria con il nostro collega Maurizio Pepe. Vi ringrazio e vi saluto alla prossima diretta.